che cosa è quello che sto guardando di fronte a me? Cos'è successo? Ma è lo stesso gioco che giocavo prima? No, perché? Vabbè, scherzo. So già dove lo dici. È ovvio che ci ho già giocato. Bentornati su Rem Royale. Oggi andremo ad analizzare il nuovo aggiornamento che hanno fatto. Perché, come ormai penso sapete, Rem Royale adesso non è più una beta chiusa, bensì è una beta pubblica. Che vuol dire che se voi volete potete andare a giocarci scaricando tranquillamente dal PS Store attraverso, capito, i giochi free to play. Cosa ha comportato questo? Ovviamente la nuova season del Battle Pass, perché prima era la season 1, adesso c'è la season 2. 2. E io sono già a livello 10 perché ne ho vinte 2 no, e uno sono arrivato secondo. Però non ho modo di farvelo vedere se non con degli screenshot che mi metterò adesso a schermo. Detto questo, ci sono un po' di cose di cui dobbiamo parlare. Allora, ovviamente, essendo adesso beta pubblica, è stato fatto un aggiornamento. Un aggiornamento che io a primo acchito ho pensato, primo impatto, vabbè, che sarà semplicemente passaggio da beta chiusa a beta aperta. A mio dispiacere, invece, ho scoperto che è stato cambiato quasi tutto, almeno per quanto riguarda i personaggi, insomma, le classi. Tutto il sistema di loadout, che vuol dire? Allora, prima di tutto, ovviamente, come potete vedere, hanno reso migliore comunque l'interfaccia. Hanno separato, appunto, diciamo, la categoria. Sì, buonanotte. E hanno separato le classi dal loadout principale, comunque sia visto quando diventi una gallina, eccetera, 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 eccetera. Ok, le classi, come potete vedere, però, sotto ad ogni nome ci sta una barra e un numero. Chi insomma bazzica questi tipi di giochi capirà subito che cos'è quello. Praticamente la barra del mastery, no? Come su Paladins. E più vai avanti, cioè più lo usi, più aumenti di livello e più cose sblocchi per quel personaggio. Quindi se uno fa uno più uno, che vuol dire? Semplice. Questo. Puttana la. Ho detto una brutta cosa. Che merda. Allora. Ora ogni personaggio, ogni classe, ha delle abilità specifiche per ogni singola cosa che si appunto farà nella Battle Royale. Che vuol dire? Le abilità, ok? Come potete vedere, ci sono diverse abilità che tu puoi usare raggiungendo appunto certi livelli di mastery con questo personaggio. Più lo usi, ovviamente, più sblocchi. Non sono più perk. Come nei vecchi aggiornamenti, quando era la beta chiusa, erano quelle e rimanevano quelle. No, adesso tu ti puoi fare il personaggio come ti piace a te, capito? Tutto bello, modificarlo, capito? Tutto fare, tutto bello. No, no, è una merda proprio Madonna, ragazzi. Allora, perché non capisco questa scelta, non capisco. Io già nei vecchi video ho detto, Madonna, sto fatto delle classiche anni perché è una merda, perché porca puttana rendono il gioco sbilanciato. Così è, Madonna, se è peggio. Cioè, è. Tre volte peggio, quattro volte peggio. Perché ognuno può farsi il personaggio come cazzo gli pare. E ovviamente non ci vorrà molto prima che qualcuno scoprirà perfettamente quali sono le abilità più rotte per farsi il personaggio quasi OP. Nel senso, è impossibile che tu contro un certo personaggio vinca sicuro. E infatti, adesso vi svelerò alcuni trucchetti in modo che voi sicuro potete almeno arrivare tra i primi 10 senza alcun bisogno di aver paura. Poi va bene, parliamo dei drop, che i drop hanno fatto qualcosa di assurdo. Poi vabbè, poi vi faccio vedere tutto in partita. Io ovviamente ho messo tra queste due abilità ci stava il classico 50% di cooldown ridotto come era vecchio aggiornamento, no? Adesso no, puoi anche mettere incrementa il danno della freccia blast del 300 danni, no? Poi le trappole rallentano i nemici del 50% e li rivelano per 3 secondi. 50% vuol dire che vai lentissimo. E alza un po' la voce perché veramente. E poi vabbè, incrementa la durata del flare. Quello va bene, ci sta. Non è un'abilità così grande. Poi passiamo alle armi. Le armi, la classica, fa i 20% in più di danni. Poi ci sono le balestre fanno più danni, no? Del 30% per 3 secondi. Che vuol dire 30% su 400? Prendiamo un'arma rara a 400 danni. 30%, sapete quando sono? Sono più di 100, 150 per 3 secondi, 3 colpi. La balestra normale le gira, 3 colpi li fa in mezzo secondo, si è morto praticamente. Poi le balestre fanno 50% di danni in più con gli headshot, e va bene.
questo non è chissà che, ma l'abilità finale proprio, zio, zio, ragazzi, proprio. Maranno mi verrebbe da prendere la testa della gente e fare, e la strappa a morsi. L'arco teso al massimo, quando viene lanciato un colpo con l'arco con la freccia, fa 35 danni, 35% di danni in più. Su 1000? Sa quanti cazzo di danni sono? Quasi la metà. Ma vi rendete conto che sciotti la gente così? O sbaglio, no? Perché io adesso sto un po' bestemmiando, ma la verità è così. Poi vabbè, passiamo alle abilità di movimento. Withdraw e Dodge Roll va bene. Questa è la classica abilità che riduce il cooldown. Ma non è più del 50% come era l'originale. Adesso è 35%. Adesso è anche meno. E infatti, se prima Dodge Roll ci metteva 7 secondi a recuperare, anche quello base, adesso ce ne metterà 11. Capito? Capito? E tu dici, ma prima potevi scappare, potevi salvarti il culo. Adesso no, adesso muori. Muori male. Cioè, muori proprio male. Andiamo avanti. Il dodge roll aumenta il tuo danno, cioè danno del prossimo attacco e il tacco, del 30% per 3 secondi. Bravi. Bravi. Complimenti, andiamo avanti. Usando Withdraw aumenti il 40% di velocità di movimento per 4 secondi. Quella è un'abilità già rotta di per sé perché diventi invisibile e scappi. Così non lo trovi più proprio. Cioè, non lo trovi proprio il Cristo. Sparisce, non lo vedi proprio più. E ti fa mens, giustamente. Poi l'ultima abilità è Madonna, ragazzi. Attivando Withdraw o Dodge Roll ti dà 2 secondi di scudo che assorbono 300 danni. Non è chissà che abilità, però il culo te lo salva. E questa è una buona cosa. Queste sono abilità decenti, perché ti danno la possibilità di salvarti il culo. Ma se tu usi Survivalista, non puoi usare Hunter Speed, non puoi usare Exaction, non puoi usare Desert Shadow. Che vuol dire questo? Che devi arrivare a dei compromessi. Che faccio? Mi paro il culo oppure rimango lento come la merda? Cioè, capito dove voglio arrivare io? Prima era, sei veloce ma ti puoi anche salvare il culo. Adesso è o uno o l'altro. Non puoi fare tutte e due, è impossibile. E questa cosa mi urta talmente proprio. Po', Maronnen, veniamo proprio alla parte peggiore. Le abilità curative. La classica abilità che aveva il guerriero, che tu quando bevi una pozione ricevi il 50% di cura in più. Adesso ce l'hanno tutti quanti. Tutti quanti ricevono il 25% di base di cura in più. Tutti i personaggi, infatti ve lo farò vedere. Ma poi vengono le abilità. Oddio, c'è Restoration. Vabbè, insomma, siamo capiti. Rigenera passivamente 10 vita per secondo. È come la stessa abilità delle armature che trovi con la runa in giro per la mappa quando giochi, però applicata per la vita. Se tu trovi un'abilità del genere, tu non muori mai, perché una volta che ti fanno del male, tu scappi oppure ti nascondi, aspetti quei 2-3 secondi e già puoi ritornare in piena forza. Mi dico, yeee, viva! Sì, va bene salvarti il culo, ma così è cittare, infatti. Io ho abilità, stabilità c'ho. Vabbè, aumenta la vita massima è 300 e questa va bene, è un'abilità che va bene. E poi riduci il 25% di danni presi dagli headshot. E questo pure è un'abilità decente. Ma solo il concetto. Allora, ascoltate, già solo il concetto che esistono le abilità, già solo quello è una merda proprio, mamma santa. Cioè io su Fortnite mi fa schifo il gioco di per sé. Però posso comunque dargli, così come PUBG e il resto degli altri giochi Battle Royale, posso dare comunque un fattore buono che non hanno perk, non hanno queste cose, credo, perché non, a quando ne sapevo io non ne avevano. Però magari, che ne so, in un aggiornamento è uscito qualcosa, non lo so. Ma Rainbow Royale, porca di quella troia, com'è shooting? È un gioco ottimo, cioè proprio il feeling quando spari, quando capito ti muovi, fai le cose, è Paladins. Però perché cazzo di avere l'abilità? Perché? Per quale proprio motivo devi avere una cosa del genere? Perché devi ficcarci Paladins dentro per forza? Capito che siete gli stessi produttori, ma perché ci devi ficcare dentro Paladins? È Rainbow Royale, è un Battle Royale a parte. Fai tutta un'altra cosa, non ci ficcarsi cazzo di abilità di merda. Porca di quella troia, andiamo avanti, va. Oh, ma passiamo alle abilità della Forge e poi vediamo anche quella per quando diventi un poll e quando vai veloce, insomma. Adesso di base tutti quanti hanno la possibilità di craftare tutte le armi che vogliono. Oh, vabbè, comunque pozioni e cose varie.
con 20 frammenti in meno. Quindi se prima era 90, quanto facevi le armi, oppure 60 con le rune, o 15 per le pozioni. Le pozioni rimangono sempre 15. Però tutto il resto tu puoi comunque craftarlo con 20 frammenti in meno. E questo va bene, perché comunque sia non ti costringe a farmare troppo, cioè cercare il loot e cose varie. Però poi veniamo alla parte proprio... Oh, zio, di nuovo proprio. Puoi scegliere di base quale abilità, arma o cos'era quell'altra cosa, o abilità di movimento che tu vuoi sicuro escano la prima volta che tu forgi quella data abilità, arma oppure abilità di movimento. Cioè, se io metto Forge Blast Arrow, io sono sicuro che la prima volta che vado alla forgia, no? E crafto un'abilità, mi esce sicuro Blast Arrow, sicuro. Almeno leggendario, perché volevo dire raro. Poi se esce leggendario, epico, come cazzo si dice, meglio ancora. Però di base io so già che mi uscirà quell'abilità. E voi sapete cosa vuol dire questo? Sì, ovviamente. Vuol dire che se io vado nelle armi, cosa c'è scritto là? Forge Longbow, Forge Crossbow, eh? Capito? Se io voglio, posso farmi direttamente una balestra che, essendo cacciatrice, sono sicuro farà più danni. Certo, non mi ci vorranno 70 frammenti, me ne ci vorranno 90. Però a me cazzo mene, lutto un po' di più, so che benissimo quanto mi serve. E ta! Ciao, arrivederci e grazie. Il primo che arriva, zazza, è morto sicuro. E tu, yeee, sono pure contento. Yeee, sono contento, sono contento. Vabbè, le stesse cose per l'abilità di movimento. E poi cosa c'è scritto là? Cosa c'è scritto là, alla fine? Legendary Swiftness. La tua prima abilità di movimento forgiata è garantita essere leggendaria. Capito? Capito? Bello. Molto bello. Diamo l'abilità quando diventi un pollo. Di base, tutti quanti si muovono del 25% in più velocemente quando sei un pollo. Che vuol dire questo? Che ho capito scappare, ma oh zio. Proprio, oh, zio, tu non li prendi! Io ho avuto una difficoltà immane per battere uno una volta. Ci ho messo tre volte. L'ho dovuto far diventare pollo tre volte. La terza volta, ovviamente, quando tu lo riabbatti, non può più diventare pollo e morire definitivamente. Vuoi capire cosa vuol dire arrivare a un certo punto? Che tu dopo lo fai morire una volta, fai morire due volte, fai morire tre volte. Le bestemmie che partono. E poi magari uno mi viene e dice a me, dice, ma tu sei ipocrita, prima dici che è bello, puoi scappare, ti puoi salvare il culo, certo. Sì, ma tu ti devi salvare il culo quando sei vivo, non quando stai per schiattare. Quando sei per schiattare, se tu ti salvi è perché sei bravo tu, perché ti ficchi nelle case, scappi, fai e dici, chi ha visto qualche video in memoriale, anche di altre persone, più o meno ha capito come funziona quando diventi un pollo. Cioè non devi andare di fronte al nemico, devi, capito, scappare, ficcarti nelle case, cercare di non farti vedere, se ti vede saltagli addosso, cioè gli vai in giro, capito? In modo che il suo campo visivo non riesca a prenderti e non ti riesca a colpire, capito? Quello era il bello di quando diventavi un pollo. Non che per forza devi riuscire a scappare più veloce perché sennò non ce la fai. Io lo so perché hanno messo stabilità, perché i newbie, sicuro, al 100%, si sono lamentati. Sono andati là e hanno detto, io però quando divento un pollo non riesco a salvarmi, mi fanno sempre fuori, che palle! Sì, però siete dei fottuti ciechi perché non riuscite a capire da dove vi sparano e vi fanno fuori in 2 secondi. Perché ogni volta, se vedete i miei video, ci stanno sempre quelli che, oddio! Mi hanno sparato! Da dove mi sparano? Si girano ma non capiscono, girano e non capiscono. Nonostante a schermo compaia precisamente da dove arrivi il colpo. Ma tu sei un coglione di merda perché non sai giocare. E io dico, porca di quella troia, perché devono rovinare il gioco per colpa di due stronzi? E vedi, sempre là è fatto. Poi andiamo avanti. Abilità che ricevi a livello 5. Unbeatable. Pure la battuta, unbeatable, unbreakable. Proprio voliamo qua con la fantasia. Guadagna 500 vita come pollo. E va bene, questa è un'abilità che ci sta. Va bene, hai più vita rispetto al normale pollo che ne ha 1000, ne ha 1500 come se fossi una cioè, umano. Poi, Healthy Hatchling. Ritorna la tua, cioè, la tua vita piena dopo che ritorni umano da pollo. E questa è una vita molto buona perché quando torni umano da pollo non hai tutta la vita ma a metà. Così invece hai la possibilità comunque di riavere già tutta quanta. E poi arriviamo all'ultima. Oddio, l'ultima, mamma mia. Cioè, metti quei 5 secondi che ritorni più velocemente a tornare umano, no? Più se trovi la runa che te ne fa, te ne toglie 10. Se ci vogliono 20 secondi per tornare umano, quante ce ne vorranno con runa e con l'abilità? Quanti ce ne vorranno di secondi? 5! 5! Tu in 5 secondi sei già umano! Ma ti rendi conto o no di quanto è rotta quell'abilità, o no?
tu ovviamente devi avere anche il culo a trovare la runa, questo sì. Però se caso la trovi, e di solito la trovi perché io l'ho trovata quasi molte volte, spesso. Comunque andiamo avanti. Adesso di base tutti quanti hanno l'abilità di muoversi 10% più velocemente. Cioè se prima era la cacciatrice quella che si muoveva più veloce, capito, rispetto agli altri, adesso tutti quanti si muovono alla stessa velocità. E va bene, va bene. L'hanno fatto giusto perché, per dirti, ora puoi usare tutte le classi se vuoi. Non è che il guerriero fa più schifo della cacciatrice, o la maga fa più schifo dell'assassino, o l'assassino fa più schifo della cacciatrice. Tutti quanti ormai sono bilanciati su questo punto di vista. Poi arriva questa abilità che non ho capito. Entra la DS, cioè entra più velocemente il 25% nella DS. Non so cosa sia la DS, non sono sicuro. Mi devo informare. Probabilmente è un acronimo per qualche parola in inglese. O forse se quando miri, non so, non sono sicuro. Nel caso fosse così, cioè entri più velocemente nella mira, è un'abilità buona. Non riesco più a parlare, aiuto, devo bere. E ti muovi 10% più velocemente quando stai in groppa a un cavallo, e ti muovi il 15% più velocemente quando miri. E queste sono tutte abilità che per me vanno bene, queste sono abilità normali, vanno bene. Cioè, fosse stato un gioco così, che riguardava solo le abilità di movimento, di mira, io avrei detto va bene, perché comunque sia, ci sta che uno vuole entrare più velocemente in mira e cose varie, per avere un, capito, essere più rapido nei movimenti, essere più bravo, così. Ma cioè, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Di cosa stiamo parlando? Mo entriamo in una partita, no? Mo ci facciamo delle risate. Perché adesso abbiamo visto la parte delle abilità, la parte delle forge, le ghost. Adesso entriamo nella parte concreta, cioè il gioco in sé per sé. Che cosa hanno modificato? Che cosa hanno lasciato come era prima? Ok, allora, come potete vedere, di base tutti partono con le loro abilità, che comunque sia sono tutte livello 0, eccetera. Quando cresci magari le sblocchi altre, eccetera, eccetera. Allora, la prima cosa che salterà all'occhio è la mappa. Allora, a primo impatto voi non notate niente di diverso, no? Però io vi invito a guardare questa parte di mappa. E da qua capite molte cose. Allora, io di qua di solito era dove spawnavo io quando vado nella zona del deserto. Questa parte non era così. Era più vuota. Che vuol dire questo? Che hanno cambiato la mappa. O meglio, l'hanno riempita. Nel senso, prima era più vuota. C'era meno roba, no? Adesso ci sta più vegetazione, più case, più roba da lottare. Le forge sono sempre le stesse, non erano inserite altre. Per fortuna aggiungere nel caso avessero fatto, insomma, era grave. Però, insomma, il fatto che hanno cambiato la mappa per me è un po' una cosa da stronzi. Perché? Mi spiego meglio. Non è male cambiare la mappa, che comunque sia, adesso ho obbligato anche me rimparare da capo tutto quanto. Perché io adesso, se prima la sapevo a memoria, sapevo benissimo ogni parte della mappa, sapevo tutto quanto. Adesso mi tocca che devo studiarmela da capo, inteso come case, inteso come strutture e cose varie. Perché in effetti la prima volta che sono sceso sulla mappa sono stato un po' in difficoltà, perché giustamente non sapevo bene come erano fatte alcune case, come erano fatti alcuni impianti, no? Vabbè, infatti adesso ci butteremo proprio in quella zona dove ho fatto vedere. C'è una cosa che non è cambiata però, è che i giocatori non scendono mai a bordo mappa, scendono sempre nei posti dove ci sono le forge. Classica mentalità da newberto del cazzo, perché poi si vanno a lamentare che fanno schifo i battoriali. I battoriali fanno schifo per altre cose. Io pure dico che fanno schifo i battoriali, perché ci sono delle cose che veramente alcune volte ti fanno bestemmiare tutti i saldi in calendario. Però è qualcosa di diverso, capito? Cioè, è qualcosa a cui non ho mai giocato, che comunque mi attira. Perlomeno questo Battle Royale, si intende. Oh, Fortnite, l'ho detto. Lasciamo proprio perdere, perché quella è roba che non voglio nemmeno toccare. Ok, allora, ecco qua. Hanno inserito dei fucili che nessuna classe, diciamo, può aumentare di potenza. Sono dei fucili base che, insomma, mi hanno messo giusto per perché devi trovare almeno un'arma in giro per la mappa, perché altrimenti ti trovavi, capito, con le armi di merda, oppure cose che magari non potevi usare bene. Invece con queste armi, bene o male, qualcosina la puoi fare, no? Non fanno molti danni, però, insomma, punzecchiano abbastanza. Sono solo due, c'è questo fucile d'assalto e poi ci stava l'SMG che spara più velocemente, però
Sinceramente ho preferito questo all'SMG, perché l'SMG spara veloce ma fai meno danni. E tu dici, vabbè, che vuol dire? Cioè, comunque pareggi il danno con la velocità. Sì, questo è vero. Però l'SMG ha meno colpi, mi sa. Più, non lo so. Oh, ecco qua. Questa è un'altra cosa che volevo dire. Adesso, nei loot, non so se sono io che ho straculo della Madonna, ma non penso, perché è troppo... Cioè, su 3 volte che ho giocato, tutte e 3 le volte sono sempre... Diciamo, stato in questa situazione. È più facile trovare loot leggendario o addirittura epico ne nelle chest. Io adesso non lo so se l'hanno fatto per bilanciare o altro, però personalmente la trovo una trovata pessima, perché adesso io ho trovato un'abilità leggendaria. Fai caso che avessi trovato un'arma leggendaria, già diciamo, sarei stato in vantaggio rispetto ad altri. Per carità, poteva succedere anche nel vecchio aggiornamento, quando la beta era ancora chiusa. Però non la trovo una cosa buona, perché... Cioè, di base, fai partire tutti con abilità o rare o comuni. Cioè, anche armi, intendo, no? E poi dopo, magari, vai vicino a una forgia... Ok. Ah, poi hanno anche nerfato un po' questo fucile, prima era più potente. Diciamo, prima parti con l'abilità di merda, poi magari vai a una forgia e ti crafti le armi buone, no? Eccone, questo non ci serve, questo non ci serve. Tipo avrei dovuto prenderlo il Blast Arrow, perché ho messo l'abilità che fa più danni, ma sinceramente, che me ne frega. Tipo adesso, quanto fa di base questo? Non si sa nemmeno. Però io presumo 200. Con quella ne farei 500, per dire. Perché di base io ho un'abilità che mi fa fare più danni. Oh, lo shotgun, a me non ci serve. Lo shotgun per dire non l'hanno nerfato. Che per carità non era necessario, però. Un'arma che non vedo però sono le pistolette. Le famose pistolette che fanno bestemmiare non poco. Che quelle veramente sono armi rotte. Le possono usare chiunque. Fanno un sacco di danni e soprattutto sparano molto velocemente. Che però adesso vi starmi un po' zitto, perché se trovo qualcuno me ne manco accorgo. Qua dentro c'è qualcosa. Proviamo sopra. Potete vedere già che da queste case prima non erano così. Oh, non ci serve. Prima queste case non erano così. Tolta questa era più o meno uguale all'originale. C'è solo quella piccola parte in più sopra. Ah, sono pure nella zona sicura, non me ne ero nemmeno accorto. Mi sa che qua non c'è niente. Ah, sì. Ecco qua, vedi? L'ho detto io. Adesso è più facile trovare armi leggendarie. Cioè, è proprio di base, il gioco te ne dà subito. Oh, revolver. No, vabbè. Solo che a me queste armi non mi servono. Mi servirebbero armi della mia classe, no? Ecco, questa è una parte nuova, per dire, della mappa. Prima questo non c'era. Flare. La danno qua. Prendo solo perché è il cooldown ridotto, che altrimenti mi sarei tenuto il sensore. Solo che il sensore, siccome non è della mia classe, ci avrebbe messo più tempo a ricaricarsi nel caso. Qua c'è qualcosa. E anche questo per dire è leggendario. Sempre là stiamo. Ok. Questa è un'altra cosa che non ho capito. Perché in questa parte di casa posso mettermi il cavallo e in quella parte di casa invece no? Forse perché era sotto un tetto, ma non penso, è strano. Siamo a 146 frammenti. Quindi siamo anche pronti per andare una... Cazzo, è successo? L'ha laggata per un millisecondo proprio. Ok. Hanno anche cambiato un po' l'interfaccia. Adesso è possibile vedere. C'è qualcuno? Sì. Dove però? Forse è là, infatti. Vedi?
Dà fastidio l'arma. Cosa sto guardando? Era un ceppo di legno! Oddio, il ceppo di legno! Il primo bug che incontro, eh? Vabbè, siamo. I ceppi di legno! Maronne! Che bello, questo gioco è una beta pubblica, ricordiamo. Cioè, tecnicamente beta pubblica vuol dire che loro sono coscienti del fatto che, insomma, è presentabile, alla massa. Per carità, è presentabile. Però, come al solito. Ho una luna, per gli headshot, prima. Come al solito. Ha sempre i soliti problemi, come Paladins. E vedi, quella zona per esempio era più vuota, adesso c'è più roba, ci stanno delle case, ci sono delle cose. Hanno anche comunque modificato un po' i modelli dei personaggi, cioè sono più definiti, non sembrano più dei cosi fatti di plastica. Oh. Dove sei? Sì. Forse è sopra. Infatti. Il fucile è roba tosta. Chiese. Non c'è. Non c'è. No, 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 non ti curare! Ecco. Sbagliato. Ancora ti curi, basta. Niente, dovevo proprio disfarmi di sta roba perché mi fa schifo, porca troia. Arma. Pozione d'armatura. Runa. E se trovo qualcosa di buono che mi dà un sacco di roba. Ho tolto il Ghostwalk per tenermi il dojo, ma ho fatto l'errore più grande della mia vita. Ma che cazzo di secondi ci vogliono, veramente? Per un'abilità del personaggio, ci vedi? 10 secondi, ma stiamo scherzando. Erano pure di più, cioè io ho aspettato pure un po'. Ok. Questo va bene. Questo pure. Questo no. Ah, ecco, faccio 15% di danno in più adesso, perfetto. Proprio l'abilità che mi serviva. Oh merda, ho loot leggendario. Lo vado a prendere, roba mia. Via qua. Via da papà, via. Però ho notato che ci sono meno bot in giro, eh. Adesso sembrano veramente solo giocatori. Prima invece era proprio palese che ci fossero i bot in gioco. Perché a volte non si manco giravano, se ti vedevano nemmeno ti sparavano. Qualcuno qua è morto. Andiamo, andiamo, andiamo. La barricata, va bene. Adesso non ci serve. Al bar extra, lo prendiamo. Ecco, adesso sono già pronto. Sono pronto per fare i culi. Perché adesso vedete, l'arbalestra. E niente mi può fermare. Solo uno più bravo di me. Letteralmente. Cioè, adesso almeno mi posso difendere. Oh, un altro volto leggendario. Prova a bordo mappa, che culo. Aspetta, aspetta, aspetta. Cioè, a bordo safe. Zona safe. Veloce, 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 veloce. Here I come. Whee! Cosa abbiamo? Una runa? De della ricarica addirittura. Una torre. Ok, raga, allora. Sì, ci sono le torrette. Ci sono le torrette come fottuto Team Fortress 2 di merda. Oh. Laggato un po'. Porca troia, che merda. Hanno messo le torrette. Mi ero pure dimenticato, Maron. Cioè, proprio qualcosa di scandaloso. Oh, che è proprio qua doveva fermarsi. La zona sicura. Palla. Ma tutti qua vengono, perché giustamente.
Vediamo se sono più veloci io degli altri. Allora, siamo rimasti in 16. Mi serve assolutamente un'abilità più veloce di quella che ho. A ricaricare, si intende. Che questo è veramente lento. Una merda. Allora. Runa. Abilità di movimento. Pozione. Non è abbastanza. Prendiamo tutto e scappiamo da qua, assolutamente. Withdraw, perfetto, questo, ok, via. Non possiamo stare qua. Ok, adesso abbiamo il culo protetto proprio, cioè adesso proprio stiamo sicuri. Ok, direi di salire sopra. Ok, guardiamolo. In battle royale la cosa più importante è avere sempre the high ground. No, ma facciamo il meme. It's over, Anakin. I have the high ground. You underestimate me. Magari troviamo qualcuno in giro e li facciamo manzi. E dai, basta questa laggata però. Non so perché prendo ancora frammenti, però si sa mai. Io vedo gente morire, ma non lo sento. Qual è il problema? Questo ponte. Ok, sì. Dov'è la festa? Che te fate i cazzi vostri però, insomma. Fatemi almeno capire dove siete. Eccolo! Quanti danni mi ha fatto? Ecco, qualcuno è dietro di lui. Via. Che mira, eh? Complimenti Alessandro, complimenti. Come sempre non ci smettiamo mai. Ah, eccolo. Sì, prova a prendere la mira con l'ascia. Sì. No, da dietro, no. Bravo. Un applauso a Gryffondor. Dove? Sento gente ma non vedo. Da dietro, ovviamente. Mi butto giù, ciao. Quello mi è entrato nella casa. Aveva tutto leggendario, avevo quasi. Però noi non è che siamo messi peggio, però insomma. Ecco, ho perso il punto alto. Adesso se qualcuno mi vede mi fa manzo. Sto a corto di armature, non ne ho nemmeno mezza. Insomma, si prospetta una bella vittoria, infatti. Sembrerebbe non ci sia nessuno qua. Vedo ma non sento. Quello
Questo sicuramente si è ficcato nella casa sopra. 100%. Chi ce l'ha con me? No! Ti bloccare! Qualcuno nella casa. Ma ste merde che fanno i camper, voglio che palle, esci fuori, affrontami a viso aperto. E qua, uno sta in quella casa, un altro sta in quella casa. C'è proprio camper tutta la vita, eh? Mi raccomando, complimenti, bel gioco. Ok. Gli ho fatto un po' di danno, almeno è costretto a doversi curare adesso. Che palle che non ho il drone per vedere dove sta la gente, perché nel caso Madonna l'avrei usato adesso proprio. Però mi serve la barricata perché zone endgame hai bisogno di qualcosa per pararti il culo. Oh! Allora sta lì. Aspetta, 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 aspetta. Sono tutte e due là. Erano tutte e due là. Meglio. Volevo. Ah, questo è quello di prima. Il coglione di prima. Merda, oh. Ma che mira! Porca troia. Esci da dietro, esci da dietro. Ma guarda che merda, guarda che merda. No, vabbè, non può avere una mira del genere comunque. Ciao! Dov'è? Dove sei, merdaccia umana? Ah, guarda come ti curi, guarda come ti curi. Yes! Maronne! Non se l'aspettava, era pure rimasto senza. Senza possibilità di tornare pollo. Yes, era morto già 3 volte. Che palle. Ho proprio una mina della Madonna con l'arco. Complimenti. Io sono sempre più convinto che sto gioco è cross platform. C'è anche gente che gioca da PC. Perché per forza. Che cazzo, l'arco è impossibile da usare sulla Play. Ci provo ma non ci riesco mai io. Invece lui zazzazza, tutte e 3 volte mi ha tirato un colpo. Tutte e 3 volte mi ha preso. Io 2 domande mi inizio a fare sinceramente. Comunque vabbè, ho vinto. Ci facciamo anche lo screenshot dopo. Vabbè, ragazzi, io direi di fare solo una partita perché ho fatto già l'introduzione, ho parlato di tutto. Quello che insomma non mi è piaciuto di questo nuovo aggiornamento. Che mi è piaciuto non quasi niente, perché hanno solo fatto cose peggiori. Il gioco è sempre lo stesso, quindi è bello per quello che è. Però hanno fatto tante di quelle cazzate che secondo me non dovevano fare. Tu mi vieni a dire, comunque hai vinto lo stesso. Che vuol dire? Che vuol dire? Non vuol dire niente. Quando uno vede che alcune cose non vanno bene, che non gli piacciono, lo deve dire, a prescindere se è bravo o meno, se vince o perde. Perché se no, che è troppo facile, capito? Cioè, potrei anche tranquillamente leccare il culo al gioco, che me ne frega a me. Però non ho capito se quelli sono gradi, quelli a destra, non so come leggerli nel caso. Vabbè, grazie per essere passati. Lasciate un like se il video vi piace. Se vi è piaciuto nel caso, iscrivetevi al canale in caso di nuovo non l'avete fatto. Condividete a più amici possibili. Noi ci vediamo al prossimo video. E niente. Ciao cari pusillanimi.